Allora, benvenuti, facciamo la settima incontro, lezione sul texturing, quindi WIMAP, texturing fatto però questa volta con Cycles. La volta scorsa abbiamo visto come usare e come fare in maniera elementare un texturing con il Blender Render. Non lo sapevate, ma è così. Questa volta invece vedremo un modo leggermente diverso che usa Cycles. Quindi, quando entrate in Blender, la prima cosa che dovete fare, se volete usare questo metodo, è di andare e di selezionare quassù e di scrivere Cycles Render. Ok, allora quello che cambia è che tutta la parte di materiali diventa un pochino più diversa. Per certi versi più semplice, per certi versi un pochino più complicata. Comunque, vediamo un po' di applicare quello che sappiamo, no? Del rendering. Sapete che per rendering dobbiamo comunque ampliare, quindi qua dobbiamo attivare una finestrella con l'UV Image Editor e qui comparirà l'immagine su cui che vogliamo applicare sul nostro oggetto. Quindi prendiamo il cubo e proviamo a applicare un'immagine sopra. Allora, l'immagine possiamo anche prenderla dal desktop. Abbiamo una, per esempio questa direi che è una rosa. Ecco, allora la prima cosa che vogliamo fare è applicare questa rosa su tutte le facce di questo cubo. Poi vedremo anche come applicare la rosa su un piano, che è una delle attività più banali, ma anche interessante, che capita più spesso, di applicare un'immagine su un intero piano, ad esempio su un pannello, insomma, che avete. Allora, per applicarlo dobbiamo prima di tutto selezionare il cubo, andiamo in Tab, Edit Mode, e poi qua dovremmo fare l'unwrap. Ora, l'unwrap, esiste un unwrap, che non vi avevo detto le volte scorse, che permette di applicare l'immagine su ogni faccia del vostro oggetto. E questo è molto semplice, si preme U e poi si fa unwrap da solo, senza nulla. Allora, se si fa unwrap da solo, vedete che quello che si ottiene è sostanzialmente vedete che viene, cioè questa praticamente è una faccia, ma in realtà sono tutte le facce del cubo che sono sovrapposte e sono accatastate sulla rosa. Per fare in modo tale che questa rosa effettivamente sia associata, dobbiamo fare, come ho detto, alcune operazioni in più. Però prima di tutto vediamo un po' se riusciamo a vedere se è applicata, e per vedere se è applicata la cosa più semplice è andare nella modalità Rendered. Quindi se vedete che andiamo nella modalità Rendered, vedete che vediamo il cubo spoglio. Ora, il cubo è spoglio e si vede anche un po' maluccio, perché lui sta usando la luce. Quindi torniamo un attimo in Solid. Andiamo sulla nostra luce, che è questa. Quindi dobbiamo andare in Object Mode, selezioniamo la luce. Oppure, come qualcuno mi ha fatto notare, anche qua quando siamo in Edit Mode, e poi possiamo selezionare la luce dall'outliner qua. Quindi andiamo e selezioniamo la lamp e lui automaticamente, quindi senza bisogno di spostarsi dall'edit mode all'object mode, mi sposta automaticamente sulla lampada. Ora, questa lampada, se andiamo a vederla, la vediamo qua, le caratteristiche. Allora, la lampada innanzitutto può essere colorata. Quindi facciamo un attimo torniamo in modalità rendered. Vedete che in questo momento vediamo che la luce è bianca. La prima cosa, proviamo a cambiare il colore della luce. Quindi lo facciamo per esempio un po' giallino. Vedete che diventa effettivamente giallo l'oggetto. Però si vede male. Perché si vede male? Perché in realtà quello che noi dobbiamo fare è di cambiare le caratteristiche della luce, e qui per farlo, dunque, vedete qui c'è Use Node, con cui l'ho cliccato e compare questa, clicco questo tasto, poi vedremo che in realtà i nodi si gestiscono in un modo un pochino più sofisticato, ma cliccando quel tasto Use Node vedete che compare Strength.
Quindi con Strigate qui 100, possiamo mettere a 2000, che vedete che illumina l'oggetto in una maniera un pochino più pregnante. Okay? Quindi abbiamo eliminato l'oggetto, però non abbiamo applicato la nostra immagine, cioè non lo vediamo applicato, quindi effettivamente nel momento in cui non è applicato vuol dire che non... Probabilmente se lo portiamo in Second Life questa cosa non funziona. Quindi usiamo sempre il render, questo rendered, per vedere se funziona, oppure in Solid Mode possiamo anche premere F12, F12 poi è comunque un render image, e vediamo effettivamente se ci fa vedere l'immagine sull'oggetto. Se non ce la fa vedere vuol dire che il texturing non è giusto. Quindi come facciamo a far vedere il texturing? Quindi andiamo sull'oggetto. Andiamo su di materiali, qui andiamo su, clicchiamo come prima Use Nodes e vediamo che noi abbiamo fondamentalmente l'oggetto che è in modalità diffusa. Diffusa vuol dire che riflette solo la luce e la riflette di un determinato colore. Quindi la prima cosa che possiamo fare è ad esempio di modificare il colore dell'oggetto. Quindi se questo oggetto vogliamo fare blu, ecco, qui diventa blu. Come vedete non si vede che è blu, a meno che non andiamo, dunque se andiamo in textured non si vede neanche, dobbiamo andare in rendered. Quando siete in rendered si vede che l'oggetto è diventato blu. Possiamo anche mettere, anziché diffuse, possiamo mettere altre tipologie, per esempio il glossy. Il glossy è una specie di plastica che riflette un po', cioè quindi è un pochino, diciamo, riflette un pochino, ma dunque noi adesso eravamo in rendered, ok? Però non si vede un granché, quindi è, insomma, poi vediamo pure glass, quindi per vedere se è glassoso, eccetera. Però noi per il momento lo prendiamo per semplicità diffuse, lo facciamo blu, ok? E poi andiamo semplicemente a assegnargli l'immagine e magari il colore lo rimettiamo bianco. Quindi lo metto bianco, lo portiamo praticamente qua in centro. Vedete che in realtà è giallo perché la luce è gialla, ma sostanzialmente, ok, lo mettiamo tutto bianco 111, quindi l'oggetto è sostanzialmente bianco. E poi clicchiamo sul pallino sulla destra e gli diciamo che vogliamo mettergli una dov'è? Image texture. Okay? E poi nell'image texture, visto che l'abbiamo già caricata, gli mettiamo direttamente la rosa. Allora, nel momento in cui abbiamo messo la rosa, vedete che la rosa viene applicata al nostro cubo e lo vediamo direttamente in questa fase. Ok. Ora possiamo anche tentare, non sono sicurissimo, ma così giusto per sfizio, possiamo vedere se funziona il trucco che vi ho insegnato la volta scorsa, che era quello di andare nello shading e di fare il texture solid. E come vedete in realtà non funziona, quindi quando siete in Cycles alcune cose che vi ho spiegato non sono... Ah, però se andate in texture mode sembra funzionare, quindi bisogna soltanto metterlo in texture mode. E quindi in realtà abbiamo anche qui una modalità di preview. Va bene. Quindi a questo punto, se uno vuole mettere questo oggetto su Second Life, basta che faccia File, Export con l'ADA. Qui seleziona i preset per SL OpenSim Static e poi qui salva, diciamo, il cubo.dae, cubo.dae. E quindi qui sarebbe con l'ADA, fa l'export, quindi si è esportato fondamentalmente con l'ADA, poi l'immagine anche se la deve importare, quindi si importa il cubo, si importa l'immagine, adesso non lo faccio vedere per semplicità, ma quando voi lo riportate su Second Life o su OpenSim, ricordatevi solo che nell'import mettete il load. Diciamo, non il primo ma il secondo load lo mettete usando il load precedente, magari poi su questo video possiamo fare anche una piccola prova più tardi. Ma adesso l'obiettivo
è quello di togliervi, insomma, un po' di dubbi su come si fa, insomma, il texturing di un cubo, di un piano. Allora, adesso facciamo così, visto che siamo qua, mettiamo il piano, quindi facciamo quindi il cursore, c'è un modo, select, no, object, c'è lo snap, possiamo fare cursor to selected, ok, così vedete che il cursore è proprio lì, e poi facciamo shift A e costruiamo un piano, vedete, facciamo S, lo giriamo, no? E poi lo abbassiamo, insomma, vedete, in modo tale da essere alla varia altezza. Se vogliamo che sia proprio lo Z0, possiamo anche metterlo qua e gli mettiamo Z0, quindi questo è allineato esattamente all'origine. E poi, esercizio che ho fatto vedere anche a lezione, se vogliamo che il cubo sia proprio appoggiato sul piano, una tecnica che ho fatto vedere nelle mie prime lezioni è quella di usare il magnete, ammagnetarsi, quindi praticamente seguire le facce, e poi praticamente prendete il cubo, anzi dovete, no, qui torniamo al zero, qui selezioniamo il cubo, quindi clicchiamo, vedete, in modo tale che sia selezionato il cubo, e poi vedete che possiamo praticamente fare in modo tale che il cubo sia sopra, okay? E quindi questo cubo è perfettamente sopra. Ora concentriamoci su questo piano e mettiamoci anche su questo piano un'immagine. Allora, l'immagine che voglio mettere è, per dire, sempre la rosa. Quindi, come dobbiamo fare per mettere la rosa? Dobbiamo al solito andare in Edit Mode, fare un unwrap. L'unwrap, vedete che è praticamente in questo caso identico al cubo, quindi vuol dire che la rosa si presenterà sopra questo piano, ma dobbiamo ricordarci di andare sul materiale, però vedete che qui in questo caso manca il materiale, quindi facciamo new, abbiamo il materiale con diffuse, e poi facciamo la stessa tecnica di prima, facciamo image texture, e poi qui o apriamo un'immagine da disco oppure prendiamo un'immagine già presente, e così vedete che abbiamo applicato l'immagine, una rosa sul piano. Ok? All'inizio abbiamo visto anche come, anziché applicare delle immagini esterne, come possiamo applicare delle immagini, diciamo, procedurali calcolate. Come si fa per applicare delle immagini procedurali? È sufficiente che quando andate a selezionare, scegliate un'altra di queste, per esempio qui ci sono la scacchiera, che però è in questo caso, oltretutto non si vede granché, ma comunque c'è, comunque la scacchiera, oppure del rumore, ok, allora magari, ecco, all'immagine procedurale può darsi che non si vedano, quindi andiamo veramente in rendered. Allora proviamo a vedere se effettivamente vediamo scacchiera. No, non la vediamo, quindi probabilmente dovremmo andare sui nodi. Vabbè, allora facciamolo, vediamo proprio come è fissa l'elezione. Allora, come si fanno a gestire i nodi su queste cose qua? Basta semplicemente, allora innanzitutto dobbiamo suddividere ulteriormente, questa volta dall'alto in basso, e avere sopra dove vedremo i nodi, quindi clicchiamo, andiamo sui nodi, node editor, e vedete, ecco qui che abbiamo finalmente il nostro nodo che rappresenta ecco, lo vediamo magari qui, visto che abbiamo un po' più spazio, facciamo control freccia su e vediamo come appare il nostro oggetto. Vedete che qui effettivamente abbiamo una texture che viene applicata, praticamente che genera un colore che viene applicata sulla diffuse,
E la diffuse genera praticamente a sua volta il BCDF, che sarebbe lo shading, cioè praticamente per la blangiatura viene applicata alla superficie. Adesso vediamo se siamo abbastanza bravi. In realtà prima non si vedeva perché vedete che qui ci sono due colori, no? La texture. La checker dovrebbe essere una scacchiera in teoria, quindi ecco, vedete praticamente se io altero la scala. Compare effettivamente la mia texture, questo effetto scacchiera, quindi se ne metto 10 oppure 8 diventa proprio una scacchiera vera e propria 8x8 e i colori vedete che sono bianco e grigio, se no posso dire che uno è bianco e per dire l'altro è blu e se in realtà si vede scuro perché c'è la lampada un po' così, però comunque l'effetto è vedete che abbiamo ottenuto un effetto scacchiera. Se invece vogliamo al posto del checker mettere, abbiamo visto lezione, non so, tipo noise, mentre noise è un altro tipo di struttura, questa struttura ci permette fondamentalmente di vedere una cosa un po' confusa, no? E qui possiamo cambiare le caratteristiche tipo la scala. Oppure il dettaglio, vedete che cambiano un po' di cose, oppure l'effetto distorsione e ottenere questi effetti vellutati che possono essere utilizzati anche per fare tessuti, no? Qui una cosa interessante è che così come in SQLite, ad esempio, si potevano ottenere degli effetti anche in rilievo. Se questo volume lo applicassimo anche al displacement, si dovrebbe ottenere anche un effetto di rilievo, ma questo insomma lo vediamo meglio poi nel corso intermedio avanzato. Quindi al momento il bumping lo teniamo da parte e quindi proviamo a vedere queste cose semplici, no? Quindi il noise texture, no? Oppure vedete che dai nodi, nel momento in cui gli mettevamo l'immagine, quindi avevamo image texture, sulla texture gli mettevamo la rosa, e vedete che qui abbiamo una texture che viene applicata qua sulla diffuse, e quindi abbiamo di fatto ottenuto il. Ma tra l'altro, forse si può ottenere quell'effetto facendo così. Ecco, qui si ottiene già. Vedete una specie di rilievo, no? Che se lo tolgo praticamente vedete che rimane piatto, quindi questo è un esempio stupido e tra l'altro probabilmente anche sbagliato per i puristi, ma per ottenere delle texture. E qui possiamo comunque fare anche delle altre trasformazioni. Comunque la cosa importante è che vedremo meglio nella settimana prossima, cioè la settimana prossima poi vediamo proprio il backing vuol dire usare questi nodi per generare comunque un'immagine che tiene conto dei riflessi e delle ombre dell'ambient occlusion, dello shadowing. In pratica quello che si farà, si cercherà di registrare un po' quello che appare, no? Quindi ad esempio se prendiamo, quindi selezioniamo il piano, quindi selezionato, e questa volta invece dell'immagine della texture gli mettiamo appunto una checker, questa qua, quindi abbiamo l'immagine così, vedete che sul piano di sotto compare l'ombra perché la luce è un po' da queste parti, no? Allora, se noi vogliamo, c'è una possibilità di fare il baking proprio dell'ombra su questo oggetto e quindi ci avrà praticamente la texture che poi andremo a montare sul piano sarà comprensiva anche dell'ombra e anche di altri effetti speciali se riusciremo a produrli. Va bene, cioè quindi abbiamo visto questa cosa. Ora, la lezione mi ho fatto vedere anche come addendum, insomma, rispetto alla lezione precedente, un meccanismo in cui selezionando magari andiamo in solito. Selezioniamo il cubo, questo. Riuscirò a selezionare il cubo? No.
Selezioniamo da qua. Ok. Una volta selezionato il cubo, se invece di mettere la rosa tutta su tutta una su ogni faccia, voglio mettere la rosa adagiata, no? In certo modo sul cubo. E questo lo si ottiene fondamentalmente prendendo il cubo e facendo dei tagli mentre siamo in edit mode. Allora, qui in realtà sto piano ci dà un po' fastidio, quindi la cosa che si può fare è selezionare il piano H, lo nascondiamo provvisoriamente, selezioniamo il nostro cubo, andiamo in Edit Mode e poi qui andiamo nella selezione per spigoli e poi selezioniamo fondamentalmente in questo modo, quindi facciamo Shift, selezioniamo una U e poi dai piedi della U, quindi da questo piede, andiamo giù e finiamo fino ad arrivare qua. Aggiungiamo due spigoli, quindi uno e due, e poi uno e due. Tutto sempre avendo avuto cura di tenere premuto lo Shift. Allora, a questo punto dobbiamo andare nel UV, dirgli di marcare i tagli. Quindi questi tagli vedete che compaiono tutti in questo colore. Selezioniamo tutto con A e poi se facciamo U, unwrap, vedete che il nostro cubo risulta a T, cioè risulta questa struttura. Quindi se noi poi selezioniamo questo oggetto e ce lo spostiamo, no? Vedete che una delle facce del cubo avrà il bocciolo e le altre facce avranno il resto, come se questa fosse una tela che viene poi spiegazzata attorno al cubo. Dunque, innanzitutto, una cosa che ho fatto vedere a lezione era che è possibile, cliccando qua, sincronizzare la selezione delle facce, nel senso che qui se seleziono questa faccia mi fa vedere che la faccia è quella di sotto, ok? E quindi lì comparirà questo oggetto. Ora, visto che abbiamo una UV map diversa, ma l'immagine prima l'avevamo già messa, se noi vediamo questa scena in rendering, ci fa vedere già la rosa appoggiata esattamente nel modo descritto da questi tagli e da questa UV map. Okay? Poi tra l'altro vi domanderete, ma non c'è più il piano che abbiamo tolto? Adesso facciamo uno per vederlo di fronte, insomma, queste cose. Andiamo in Object Mode e poi qui dovrebbe esserci Shift H, no, Ctrl H, Alt H. Allora, con Alt H, mi dimentico sempre, comunque Alt H fa ricomparire il nostro oggetto che avevamo nascosto, o tutti gli oggetti nascosti in questo caso. Quindi riassumendo, allora cosa abbiamo fatto? Vi ho spiegato questa sera, vi ho spiegato dunque, beh, come fare un unwrap con i tagli di un cubo, ma soprattutto come usando il Cycle Slider siamo riusciti a produrre diciamo, un texturing che poi possiamo vedere anche in Second Life o in OpenSim. Quindi, tra l'altro, questa ombra in questo momento non vi ho spiegato come si fa a fare l'ombra, però possiamo fare un piccolo preview, nel senso che il discorso è che possiamo cliccare sul piano, cioè sull'oggetto su cui vogliamo dipingere le cose, poi qui possiamo aggiungere una texture, che in questo caso la lasciamo vuota, no? Però su questa texture dunque dobbiamo fare una texture vuota, nel senso che la costruiamo esattamente con l'ombra, se ce la facciamo, no? Quindi cosa facciamo? Andiamo qui e andiamo sull'immagine e costruiamo una nuova immagine e qui togliamo l'alfa e gli mettiamo pavimento con ombra, che inizialmente sarà nero. Quindi questa immagine qua la facevamo nera, qui non si vede un granché, ma è appunto nera. Ma avendola selezionata,
anche se staccata nel pavimento, possiamo a questo punto andare nella macchina fotografica dove abbiamo la possibilità di fare il baking e nel baking abbiamo la possibilità di fare il bake combined. Adesso cliccando bake vedrete qua su che lui fa un po' di lavori e fa proprio la cucina l'immagine. L'unico problema è che appunto adesso sta cucinando questa immagine, quindi in realtà adesso abbiamo un'immagine esatta con la scacchiera, ma non ha cucinato le ombre. Questo perché il combined in realtà non ha fatto le ombre. Allora, poi qui ci sarà la possibilità, vedremo anche di fare il baking delle ombre, ma lo vediamo meglio la prossima volta. Oppure possiamo anche fare il baking dell'ambient occlusion che vede un po' quanto l'oggetto è fatto, però adesso teniamoci leggeri, nel senso che facciamo semplicemente cioè, vi ho fatto vedere appunto quella tecnica, la prossima settimana la proveremo meglio, era solo per darvi un incipit. E comunque ripetiamoci a scanso di equivoci, quindi abbiamo visto questa parte dei nodi, dove in pratica quando siamo in Cycles conviene sempre avere una finestra con i nodi, perché poi quando andiamo sul materiale occorre, è più comodo anziché vederlo qua, come sono combinate insomma tutte le cose, è graficamente più semplice vederlo come concorre, quindi una texture arriva allo shader che poi lo fa vedere effettivamente in uscita. Ha una cosa che ho detto a lezione, è appunto la differenza fra il Cycles e l'internal, che il Cycles è entrato in Blender da poco tempo e soprattutto da pochissimo tempo è entrata la possibilità di fare il baking con Cycles, e quindi io adesso vi sto spiegando il Cycles, perché magari adesso c'è ancora qualche imperfezione, ma in futuro sarà il meccanismo standard con cui si usa, si userà Blender. Boh, più o meno le parti diciamo essenziali, quindi unwrapping, qua UV map, eccetera, e nodi, mi sembra di averli visti. Ecco una cosa, se per caso vi perdete, quindi non trovate i nodi giusti, quindi magari siete in solid, selezionate qua, quindi il piano, e nel piano vedete che qui ci sono i nodi, però a volte non si vedono, quindi è possibile che magari non vedendoli è perché magari non vedete i nodi qua, i use nodes, vedete che qui non li fa vedere, conviene cliccare con use nodes. Qui ricordatevi di avere queste opzioni selezionate, quindi sul nodo, la prima opzione su questa prima tripletta, la prima opzione su questa, perché se per caso avete altre cose selezionate, non vedete quello che vi interessa. Vedete che spariscono. Quindi nel caso assicuratevi di aver selezionato la prima opzione qua e qua. E poi qui, come vedete, ci sono vari materiali. Noi stiamo usando il materiale 1, quello che abbiamo creato qua, che è caratterizzato da determinato colore, diffusione e via discorrendo. La volta prossima, se ci riusciamo, vediamo anche come fare il baking anche di luci esterne, cosa che può essere interessante per fare degli effetti, diciamo, di gioielli o altre cose simili. Comunque, per il momento, per questa serata, credo che sia tutto, e quindi ci sentiamo la prossima settimana.